In questi mesi si è parlato di reddito di cittadinanza, di navigator e di centri per l'impiego che non hanno banche dati fra loro collegate a livello nazionale, che hanno carenze di personale e che molto spesso non sono in grado di offrire tanti lavori a chi si rivolge presso queste strutture. Insomma, i centri per l'impiego hanno tanti problemi. Ma da dove arrivano questi problemi? In questo video ho cercato di riassumere molto brevemente la storia dei centri per l'impiego e ho fatto alcune interviste al centro per l'impiego di Modena per documentare la situazione. Come funziona il centro per l'impiego? Al centro di impiego c'è un casino della Madonna, quindi se uno voleva fare le cose deve aspettare almeno 2 ore, 3 ore. Funziona il centro per l'impiego? Funziona, ma non come lavoro. Il lavoro dicono di leggere vicino alla bacheca, ma vicino alla bacheca a 58 anni ormai mi sono rassegnato. Per me funziona poco. E poi sono venuta a iscrivere mia figlia, c'è una caterba di persone dentro che c'è da aspettare almeno 3 ore. È proprio l'occupazione che manca. E il lavoro poi alla fine viene proposto? No, ma quali lavoro? Non assumono nessuno qua. Fai la domanda che sei disoccupato e basta. Non c'è lavoro. Preposta e Arrivano. non ti mandano niente. I centri per l'impiego non sono altro che un'eredità dei vecchi uffici di collocamento, le strutture che lo Stato gestiva direttamente e in via esclusiva per far entrare le persone nel mondo del lavoro. Oggi i centri per l'impiego dipendono formalmente dalle regioni. Poi nel 1997 succede una cosa, è l'anno spartiacque. Non è importante sapere i nomi o i partiti che hanno sposato quelle politiche neoliberiste che magari più di 20 anni fa potevano essere un compromesso fra i bisogni della società e del singolo individuo. In quell'anno, nel 1997, il governo avvia una liberalizzazione e apre il settore ai privati e da quell'anno le agenzie del lavoro entrano in Italia e molto spesso oggi rappresentano la prima porta d'ingresso per chi intende entrare nel mondo del lavoro o cambiare o cercare una nuova occupazione. Ma dopo oltre 20 anni è possibile fare un bilancio di queste politiche per il lavoro che si sono rivelate sbagliate, perché hanno portato in Italia la precarietà lavorativa. Attenzione, non è che le cose sotto la gestione pubblica fossero perfette. Ma aprendo il settore alle agenzie interinali, lo Stato ha passato nel mercato dei privati un settore miliardario. Prendendo i dati diffusi dall'associazione Assolavoro, le agenzie di somministrazione lavoro nel 2015 hanno superato un fatturato di 8 miliardi di euro e questo settore è in costante crescita. Questa è stata la liberalizzazione di cui si è parlato meno nel nostro paese, ma che ha cambiato per sempre la vita di generazioni di italiani.